Ben ritrovati amici di Weekend Dance, lo spettacolo comincia dal Pala Partenope di Napoli, terzo memorial per Pino Daniele, Isto vicino a te, nei grandi eventi Weekend Dance c'è. Buon compleanno Pino Daniele e buona visione a tutti. Una plena carta sporca e nessuna sarà morta e ognuno aspetta sciolta. È il caso di dire, sto vicino a te. Ah, beh, assolutamente sì, io sto vicino agli amici quando, soprattutto sono queste situazioni in cui chiamano e c'è una grande motivazione che prende il cuore, che mi avvicina a una città che io amo e a un personaggio che noi tutti amiamo, che ha fatto del bene alla musica italiana e che ha fatto del bene per sempre la musica italiana. Sempre nei nostri cuori la musica di Pino Daniele. Assolutamente sì. Nello Daniele, benvenuto. Ciao. Insomma, terzo appuntamento, complimenti sempre per come organizzi le cose con tanti amici, con tanto pubblico, sold out, quindi stanno entrando tutti perché lo spettacolo questa sera al Pala Partenope è per tuo fratello Pino. Sì. Ogni anno dimostrano, questo è il terzo anno, terzo memorial in due anni. Quindi è il popolo di Pino, noi non facciamo altro che accompagnarli a cantare, a suonare e poi il piacere di avere con me grandissimi artisti che hanno scritto la storia della musica. Quindi a me quando Dodi mi ha confermato, infatti sono stamattina da ieri con lui, guarda, non lo mollo. Sono delle persone straordinarie, chi fa musica da tanti anni. Allora, solo i grandi hanno una grande umiltà e sono grandi in tutto, quindi lui veramente mi ha dimostrato una grande sensibilità. Quanto c'è di Pino Daniele in tutti noi? Oh, beh, insomma, come dicevamo prima, Pino ha determinato un cambiamento sostanziale nella musica italiana, l'ha avvicinata a una maniera di suonare internazionale, che prima c'erano proprio due mondi separati. Lui ha coniugato insieme quello che erano gli influssi che si sentivano dall'est, un po' quello che abbiamo fatto anche noi con la ricerca. E lui è in tutti noi musicisti che abbiamo questa voglia di migliorarci, di crescere, di fare delle cose nuove, di portare avanti, altrimenti saremmo ancora rimasti a Piccolachetti e a una rotonda sul mare chitarristicamente, blim 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 blim, mentre le persone come Pino e come molti di noi che fanno questo mestiere, che non si siedono su quello che è il passato, portano avanti la musica e stasera io farò un brano dedicato alla figura di Pino, è un brano che si chiama Parsifal dei Pooh, che nella prima edizione di Wagneriana era questo eroe mitologico che insegue questa vita ascetica, no? Della perfezione, ma poi nella nostra storia invece sceglie di essere uomo e credo che questa cosa accomuni la vita di Pino, che aveva un approccio molto umano. È un po' quello che credo immodestamente accomuna anche noi, perché giustamente, come dicevamo prima, non siamo mai sentiti al di là di quello che è la vita normale, e nella vita normale abbiamo pescato le grandi storie che sono diventate poi grandi successi, come la storia di Pino.
chitarrista, il suono della chitarra di Pino con me, perché cosa lascia? Che ci lascia l'immaginazione? Ma il suono della chitarra, Pino aveva un approccio chitarristico suo, personale, di ricerca, bravo, per cui bravo, difficilmente riuscivi a dire ecco questa è la chitarra di Pino, perché lui cambiava sempre, cioè aveva sempre questa cosa per cui dice oh ma chi è? Poi dice ah è Pino che si sta evolvendo, e in questo mi riconosco anche io, per cui ha creato uno stile nel senso che intervallava le sue canzoni con interventi chitarristici importanti, con un tocco impersonale, però ogni anno, ogni volta che lui faceva un disco, uno strumento nuovo, un amplificatore nuovo. Negli ultimi anni sì, il fatto che lui è nato con l'elettrica, l'acustica. Poi negli ultimi anni è diventato più rocket, gli piaceva l'elettrica. Ci sta anche duetti con te quando usava molto l'elettrica, no, perché più mi fa morire, perché più suono, più andava infatti a fare dei dischi, comunque delle ricerche. Lui si riteneva un musicista più di un cantante, quindi è vero. Se qualcuno mi prende a suonare la chitarra, ripaga a suonare la chitarra. Questo è il difetto di noi chitarristi, dobbiamo confessare che io quando passo per strada mi dico guarda Kill è un cantante, Kill, e io dico dove sta il cantante, perché io mi ritengo un chitarrista. Sai cos'è, che tu mentre suoni, no? Magari ci sono dei bravissimi pure musicisti più bravi, però tu magari invece di cantare, anche se il cantautore, no, io penso più alla frase, devo fare quella solo là, io penso più alla chitarra che a interpretare. È vero. Io stasera devo dire la verità, stasera con lui mi rilasso. Cosa faccio come parla? Etta vista bassa te, per te ogni cosa può parlare, ma te resta ne parole, io scuola un putra, ma passa un poco tu, votando c'è sarà. Caro Nello, complimenti ancora per tutto quello che fai, naturalmente per il nostro grande Pino Daniele, che non morirà mai, sarà sempre con noi, perché la musica fortunatamente ci accompagnerà sempre. Fortunatamente ci ha lasciato, tanto patrimonio, quindi possiamo tranquillamente divertirci. Quindi, allora, ci sono delle canzoni che hanno fatto storia. Prendi la loro storia. C'è la loro storia. È finita. 50 è finita. Anni di storia, amici miei. Non scherziamo, cioè, non nasceranno più gente così. Assolutamente, d'accordo. E poi Nellino. Grazie a Pino di averci portato una ventata di musica impagabile. È vero. C'è prezzo per quello che ha fatto Pino. Poi Nellino è bravo, è anche lui umile. Sì, se poi in faccia così bisogna vedere Pino. È vero. Che ti ricordi di Pino Daniele? Mi ricordo che io poi canto un'altra volta come bis la canzone dell'anno scorso, che poi lui ha voluto che la incidessi, feci questa cosa, questo disco straordinario con Antonio Annona che ha fatto gli arrangiamenti, Senza te, e ricordo che lui quando la faceva il sound check, no? Una cosa bella, diceva ma chi sai se quando canta questa canzone tengo dubbi se è amico di Valentina Ste. Vabbè, poi altre cose belle pure, non so, una sera è venuta una persona e ha detto io sono una cantante, non so chi sia stato, allora lui per essere molto carino con me c'è una cantante che conosco, si chiama Valentina Ste. Insomma, Pino Daniele ci manca tanto, ci manca tantissimo. A volte qualcuno dice ma lui ha mai scritto per te, ma lui geteneva canzoni, basta cantare la semplicità come lui l'ha messa al mondo. E sì che sto non mi amo, ma che campana fa, e sì che ho mai
special song no io non so che senza te su mie ma che senza te mi si è non sapere manca lui ma che senza te tu giù e non credere che a nessuno e non credere che a nessuno perché senza te insomma. Caro Tony Esposito, è il caso di dire abbiamo uno spettatore speciale questa sera che assisterà dal cielo e si divertirà con tutti voi. Certo, Pino, vabbè, io particolarmente, io parlo a nome di Tullio, James, abbiamo avuto un trascorso importante con Pino fin dagli anni Ottanta. E per cui ricordarlo è riduttivo perché Pino è talmente presente in noi, per cui in qualche modo tutte le volte è rinnovare quella grande arte di Pino che ha segnato e che ci ha segnato anche noi che abbiamo vissuto tante esperienze musicali, tanti concerti con lui. E sono passato davanti al camerino dove ancora intelligentemente è stato lasciato il nome Pino Daniele, un camerino che rimarrà chiuso per sempre. Ed era commovente questa cosa, pensare, mi ha dato emozione perché ho calcato questo palco con Pino tantissime volte negli ultimi anni. Sono talmente tante le canzoni, talmente tante le emozioni, talmente vasto il panorama che poterlo etichettare con delle canzoni le più belle è impossibile, Tony. E Pino ha creato dei capolavori pazzeschi, Pino aveva una vena artistica immensa. Pazzesco, Napoli è stato il punto importante, lui ha saputo mescolare, è stato un rinnovatore importante. Questo è un atto d'amore che noi diamo ogni anno, Pino ci è rimasto nell'eredità. Bisogna portarla avanti con grande musicalità, è rimasto un patrimonio. Tramite Nello, a me mi vengono i brividi quando suono Apocondria, quando suono Yes and No My Way, perché li ho fatti con Pino all'Arena di Verona ultimamente. Quindi Nello c'è il DNA, quindi la vera eredità. Insomma, Tony Cercola è sempre così. Bello, schietto, sincero e poi si ricorda tante cose belle e ce le comunica a noi. E tu ne sai benissimo perché hai trasmesso il mio primo mix da Tito Lumumba. Che cosa questa sera regalerà il pubblico tuo napoletano di Pino? Allora, io ho pensato di fare le canzoni che ricordavo nella mia adolescenza, ma non tanto nella mia adolescenza, e sono le due canzoni. Poi non sapevo che la manifestazione si chiamasse Il Sol Vicino a Te. Guarda caso, vado a scegliere, cioè in un novero di canzoni che non finisce mai, ma vorrei fare Il Sol Vicino a Te. Quindi tutti qua dicono: ma come? Già non è il caso. Vabbè, e invece, ragazzi, a me piace che quella là, quindi ho deciso di fare quella là. È un'altra canzone che potesse essere all'aereo, perché sono molto vicine, secondo me. È vero. All'aereo, poi con l'aereo, cioè, è perfetta. È perfetta. Sono molto vicine a quelle che sono anche il mio modo di pensare, il mio modo di vivere, il mio modo poi anche di fare musica. Un grande artista, un grande uomo che è sempre tra noi, Marco. Ma in realtà questa volta veramente sono molto contento di esserci. Sai perché? Perché mi ricordo di Pino quando mi chiamò, mi tremavano le gambe perché è stato sempre a casa mia, c'è avuto sempre una grande emozione nel sentire la sua voce, nel vederlo comporre un sacco di pezzi a casa mia proprio insieme a mio fratello. Quindi quando mi chiamo per la tournée di Ferry Bot sono
sono impazzito e quindi stasera, ma lui stasera sta qua, quindi tranquillo. È uno spettatore speciale, sì, dall'alto, sì, che sì, si gusta lo spettacolo come se fosse una forma di priorità rispetto a tutti noi. Assolutamente, lui è su di noi e sarà sempre con noi, perché Pino Daniele resterà la voce di Napoli, quindi viva, viva Pino, insomma. Viva Pino sempre, e io sto vicino a te. Io sto vicino a te, certo. Chi è romano sai, benedì. Naturalmente Radio Marte, radio ufficiale, media partner, diretta radiofonica su Radio Marte di tutto il concerto Io sto vicino a te. Tante emozioni, fino alle lacrime, davvero, grandi artisti, concerto in pieno svolgimento. Ogni anno noi siamo la radio ufficiale, quest'anno è capitato il 18 di marzo, ma a mezzanotte facciamo la torta. Cioè, onomastica compleanno, no? Esatto, San Giuseppe, festa del papà. Pino e compleanno anche di Pino Daniele. Hai capito, tutto in una sera. Tutto in una sera, e tutti gli artisti possibili e immaginabili, quelli che sono usciti ad entrare, diciamo, su questo palcoscenico per tributare omaggio a Pino, che Pino non ci ha mai lasciato, in verità, come hanno già detto anche alcuni di loro, ma siamo pienamente d'accordo. E migliaia di cuori che battono all'unisono con la musica e il sound di Pino Daniele, che tutti gli altri artisti sono riusciti a riportare in questo palazzetto, in questo Palapartenope, che è un luogo importante nella storia musicale di Pino Daniele. Voglio di più. Voglio di più. Di questi anni amari. Sai che lo strillerò per darti colore. Sarò così sempre pronto. Un artista come te che ha girato il mondo, quanto ti manca Pino Daniele e quanto manca la sua musica? Pino Daniele manca come, cioè quando è morto Pino è come se in un monumento, è come se tu dici da mattina un mascio a giugno, ci sai, immagini che cosa brutto è. E ogni anno che passa è sempre più forte la mancanza, perché Pino era un artistone, non era un artistone, poi era il top dei top dei top, per cui come fa? Cioè, stiamo parlando di un personaggio che non so se ne nasceranno altri. Vedo che ne parli con tanto amore, anche con un pizzico di commozione, quindi sei felicissimo di stare questa sera nella tua Napoli e ricordare questo grande uomo, questo grande artista. Ma io penso che un napoletano deve essere fiero di farlo, perché Pino è Napoli, Pino è Napoli, Napoli è Pino, Napoli è Pino.
pensa che sul si va la vera d'andare, ma poi mi fa fare.